Ciao, ti faccio vedere una bella app per cellulare per scaricare le suonerie sul cellulare. Eccola qua. Si chiama... Aspetta che non me la ricordo. Adesso sta caricando. Vediamo. Aspetta. Dai, la pubblicità. Chiudiamo. Eccola qua. Telefono ringtone. La trovi sul Play Store di Google. Vediamo. Ascoltiamo questa. Questa è carina. Proviamone un'altra. Anche questa è carina, vecchio tipo di suoneria. Old school bell. Ok. Adesso, guarda, ce ne stanno un bel po'. Un bel po', saranno, insomma, una quarantina. Ascoltiamo questa. Carphone 2. Proviamo questa Clear Digital Ring. Dai. Allora, se tu vuoi impostare una di queste suonerie sul tuo cellulare, non devi fare altro che tenere premuto qua e poi cliccare su questa V. Ti esce un menu dove tu puoi decidere dove, cioè no, dove, come installare, a quale suoneria affidare questa suoneria. Puoi metterla come ringtone del telefono, come contatto, come notification, come allarme. Se tu vuoi metterla come suoneria del telefono, non ti resta altro che premere sul ringtone e quella diventa, viene impostata come suoneria del telefono. Molto semplice da usare, molto carina. Alla prossima, diciamo, dimenticavo, questa la puoi scaricare dal Play Store. Da, vabbè, questa è pubblicità. La scarichi dal Play Store, cioè da qua. Apri il Play Store, inserisci il nome che ti interessa, prova suonerie o suoneria. Suoneria gratis per cellulare, suoneria iPhone, suoneria vecchio telefono. Proviamo questa. Mi sembra che quella lì, eccolo qua. Se tu, per esempio, vuoi una suoneria vecchio telefono, puoi sceglierla tra tante app che trovi sul Play Store. Eccole qua. Clicchi, premi, la installi. Ecco qua. Qua ti fa anche vedere un attimo, più o meno ti dà delle info. Come vedi, alcune persone sono belle per l'ultimo. Va bene, ti dà delle info. Tu non devi fare altro che premere su installa, accetti. Io adesso non accetto perché non la voglio installare, però clicchi su accetto, si installa la suoneria e poi la vai ad ascoltare come ho fatto io prima. Come vedi, ce ne stanno sul Play Store, ce ne stanno veramente tantissime, perché pensa che quasi tutti i giorni qualcuno crea un'app. O quasi, no, sicuramente tutti i giorni qualcuno crea un'app da inserire sul Play Store, quindi ci sono milioni e milioni di app. Ce ne sono molte, molte simili, come vedi, per esempio suoni del bambino. Se vuoi mettere, ti piacciono, che ne so, i suoni del bambino, installi questa app. Ti saluto, al prossimo video. Spero di averti fatto cosa gradita. Se è così, mi metti un bel mi piace e ti iscrivi al canale. Altrimenti lascia stare, ti ringrazio lo stesso. Però, come ti dicevo, è gradito un mi piace e l'iscrizione al canale. Ciao, alla prossima!